Cao Tao, personaggio centrale nell'ultima dinastia Han orientale della Cina, era noto non solo come un dittatore militare, ma anche come stratega brillante le cui azioni hanno segnato significativamente l'era dei Tre Regni. Le sue tattiche e strategie militari erano cruciali per stabilire il suo dominio e nei suoi numerosi scontri, specialmente contro altri signori della guerra. L'abilità militare di Cao Tao fu evidente quando reprimì con successo la ribellione dei Turbanti Gialli alla fine del secondo secolo dei Putrici. Questa ribellione, caratterizzata da disordini e rivolte diffuse, rappresentò una minaccia significativa per la stabilità della dinastia Han. Le azioni decisive di Cao Tao nell'annientare questa ribellione lo hanno segnato come un leader militare capace. Un esempio notevole del suo genio strategico fu durante la battaglia di Guandu nel 200 d.C., dove affrontò le forze numericamente superiori di Yuan Shao. Nonostante fosse in minoranza, Cao Tao dimostrò una notevole adattabilità. Impiegò finte e tattiche diversive, ingannando Yuan Shao, facendogli pensare che avrebbe attaccato dall'altra parte del fiume, rendendo vulnerabile un generale di Yuan senza supporto. Cao Tao era inoltre dotato di abilità nella guerra psicologica. Nella battaglia di Guandu, dopo aver sconfitto le forze di Yuan Shao a Wuchao, usò tattiche raccapriccianti di mostrare nasi e labbra tagliate dei caduti, mescolate a quelle di buoi e cavalli, per intimidire gli uomini di Yuan Shao, causando un forte calo del loro morale. Secondo lo storico Carl Liban, uno dei principali punti di forza di Cao Cao era la comprensione dell'interazione tra topografia, logistica e tattica. Questa intuizione fu fondamentale nella battaglia di Guandu, dove scelse il luogo per i suoi vantaggi strategici, soprattutto per allungare le linee di rifornimento del nemico, garantendo una vittoria decisiva. Anche se l'ambizione di Cao Cao di unificare la Cina sotto il suo dominio fallì in definitiva, le sue campagne militari portarono alla creazione dello Stato di Wei, un potere significativo nel periodo dei Tre Regni. Le strategie militari di Cao Cao evidenziano l'importanza dell'adattabilità, della guerra psicologica e della pianificazione strategica in guerra, rendendolo una figura studiata e rispettata nella storia militare. Portato a voi da Happypedia.